Si è tenuto nella sala Mariella Cirillo della sede della città metropolitana il convegno sul tema Napoli, un'idea di città nel sistema metropolitano e regionale, promosso da Davide Libro, consigliere delegato dell'ente di Piazza Matteotti e capogruppo della città Campania Domani al Consiglio Comunale di Napoli. Al centro dei lavori, cui hanno preso parte tra gli altri il presidente del Consiglio Comunale Raimondo Pasquino, l'assessore all'urbanistica Carmine Episcopo, Alberto Coppola e Giuseppe Guida, docenti di urbanistica rispettivamente alla Federico II e alla Seconda Università di Napoli, esperti e tecnici del settore, in particolar modo il completamento del percorso democratico di costituzione del nuovo ente che, come stabilito dal suo statuto varato nel giugno scorso, dovrà prevedere l'elezione diretta del sindaco del Consiglio metropolitano. Secondo la legge Delrio, tuttavia, presupposti indispensabili per giungere all'elezione diretta sono la suddivisione del territorio metropolitano in aree omogenee e l'articolazione del comune capoluogo in zone dotate di autonomia amministrativa. Oggi stiamo analizzando proprio questo, in particolare abbiamo messo un po' l'accento sul ruolo del Comune di Napoli nella riforma del Rio della città metropolitana, anche perché stanno arrivando spinte enormi affinché noi completiamo la riforma e probabilmente questo lo si sta facendo in un momento difficilissimo per la città di Napoli e per la città metropolitana, ovvero un momento preelettorale. Non credo che ci sia quella tranquillità e quel confronto pacifico che ci deve essere per riformare un territorio come il nostro. Stiamo ponendo proprio l'accento su questo. Credo che la riforma, la costituzione delle zone omogenee, il futuro della città rispetto alla riforma, cioè lo scioglimento del municipio o magari andare a centrare di più il decentramento, cioè tutto ciò che la riforma del Rio vuole, bisogna assolutamente rinviarlo a quello che è la prossima consiliatura. Tutto ciò affinché si lavori per dare più servizi ai cittadini e non dare una riforma frettolosa che potrebbe compromettere l'idea del legislatore. Il destino del Comune di Napoli è strettamente correlato alla città metropolitana. Insieme, per rafforzare la potenza dei nostri territori, con la valorizzazione di tutti i comuni, di tutte le aree geografiche, ma consapevoli della nostra grande potenza che non può avere che nella città di Napoli il suo punto di riferimento e il suo traino. L'obiettivo è arrivare all'elezione diretta del sindaco metropolitano, ma è un percorso lungo che non si può raggiungere in poche settimane, in pochi mesi. Oggi dobbiamo fare in modo che questa riforma sia una grande opportunità per i nostri territori, per i nostri concittadini. Io, da quando sono sindaco della città metropolitana, tra mille problemi, con gli ostacoli del governo e la mancanza di risorse, abbiamo messo in moto un piano di investimenti importantissimi in tutti i settori strategici della città metropolitana: scuole, strade, ambiente, dissesto idrogeologico, sociale e anche lo stesso patrimonio della città metropolitana. Noi dobbiamo preservare l'unità di Napoli e quindi distribuire le aree geografiche in modo assolutamente oculato, perché il rischio è quello di smantellare l'identità della città di Napoli. Napoli ha una storia millenaria, come è stato detto oggi, è stata capitale per centinaia di anni, non può essere smantellata nottetempo. Quindi una riforma su cui bisogna ragionare, bisogna rafforzare il ruolo di Napoli e rafforzare allo stesso tempo il ruolo di tutti i comuni della città metropolitana. A questo serve questa riforma: dare maggiore forza ai comuni, maggiore forza all'area metropolitana e preservare la forte identità della città capoluogo.